Bentornati o benvenuti al mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete, vi continuo ad andarmi a seguire su Instagram, c'è il link qui sotto e qui mi sono apparsi i miei profili social. Come avete letto dal titolo, oggi ci prepareremo insieme. Adesso, per chi mi segue su Instagram, lo so che ha vinto un altro video, ma quel video è cambiato di poco dall'ultimo che ho fatto, quindi era un po' inutile farlo. Se in futuro cambierà qualcos'altro, ve lo porterò. E vi ho anche chiesto di cosa dovrei parlare mentre mi preparo con voi. Comunque, prima di iniziare ho fatto queste cose. Se guardo in basso è perché qui ho lo specchio in cui mi truccherò. Allora, per prima cosa metterò questo, che praticamente chiude i pori, diciamo, li fa meno appariscenti, possiamo dire. E praticamente mi avete chiesto di parlare un po' di cose a caso, proprio per chiacchierare insieme. La cosa che non mi piace è che voi non mi possiate rispondere in questo momento, perché sto parlando da sola ad una telecamera. E vorrei tanto parlarvi e sentirvi rispondere, però non si può. E comunque, mi avete chiesto di parlare di relazioni a distanza. Allora, io non ho mai avuto una relazione a distanza in realtà, e adesso applico il blush. Quindi la mia unica relazione a distanza, possiamo dire, è quella che ho avuto durante questa quarantena, perché non mi potevo vedere con il mio congiunto. Non capisco se mi avete chiesto di parlare di questa cosa per sapere la mia opinione o qualche consiglio. Comunque, io penso che ovviamente si possa fare una relazione così, però cioè, ci deve essere davvero tanto amore perché diciamo che se non si vede l'altra persona, magari si può essere un po' più disposti a trovare e cercare quelle attenzioni in un'altra. Però credo che sia ok. Magari non alla mia età, io non credo ce la farei perché io ho bisogno di sentire il partner vicino a me e ho bisogno di uscirci, di vederlo, di stare insieme e quindi sapere che lui è in un'altra regione e che posso sentirlo solo virtualmente, diciamo, mi farebbe stare un po' giù perché ho bisogno proprio del contatto fisico. E niente, non so se questa persona in realtà stia guardando questo video, però se sì, ti saluto. Una ragazza mi ha chiesto di parlare di sport e studio, prossimi video, scoperte fatte sul cibo e sull'allenamento. Allora, adesso vi racconto un po'. Oltre a quello che voi vedete la domenica a mezzogiorno, io ovviamente durante la settimana, oltre a registrare, ho le mie video lezioni e ho anche del tempo libero. Durante il mio tempo libero, 3 volte a settimana mi alleno con mia madre, e tipo 1 ora e 20, 1 ora e mezza, e infatti mi sto vedendo un po' più magrina. Comunque adesso sto facendo il contouring al naso con questa palettina di Kiko, però era in edizione limitata, quindi non so se la possiate ancora trovare. E stavo dicendo, sport. E praticamente sto facendo questo come sport, anche perché 2 anni fa mi ruppi il braccio e quindi smisi ogni sport visto che ho dovuto portare il gesso, poi il tutore, eccetera, eccetera. Quindi per adesso faccio solo sport a casa e non so la prossima cosa farò. Poi, cibo, sono a dieta da 3 settimane. Infatti, una ragazza mi ha chiesto di fare un mukbang e io tipo, ma cosa se non mangio niente? Che cosa mangio con voi? Quindi, niente. Cibo. Sono a dieta, ma non ho perso più di tanto. Infatti, vi stavo anche facendo tipo un video dove ci mettiamo a dieta insieme, ci trasformiamo insieme. Però, non vedendo tanti risultati, ho perso un po' le speranze. E quindi ho lasciato perdere anche il video. Adesso metto l'illuminante ed è questa palette qui di Soft X per Makeup Revolution. Questa
questa dovrebbe ancora esserci. E prossimi video, in realtà non ho proprio molte idee, non lo so, anche perché i video che piacciono a me poi non interessano a voi. Infatti ci sono un po' rimasta male perché l'ultimo video l'avevo fatto con tanto amore. Praticamente c'è, cioè, tipo su YouTube Studio una classifica di 10 video e quel video è al 10° posto, quindi è il meno guardato. E mi dispiace perché poteva essere utile e ci ho messo un bel po' a editarlo e a registrarlo, a pensare a cosa potevo dirvi, eccetera, eccetera. Quindi, se avete delle magari richieste di video o avete qualche idea, commentate qui sotto, perché davvero io sono un po' a corto. Infatti ho deciso di farvi questo video perché gli ultimi video che ho fatti, secondo me, sono, cioè tranne quello di TikTok, sono stati un po' pesanti, cioè nel senso parlare anche sulla mia piattaforma di scuola, di quello che sta succedendo, di lavoro online, eccetera, eccetera, è un po' pesantuccio, quindi volevo spezzare con un video tranquillo. Comunque, quando io vi dico seguitemi su Instagram, non lo faccio perché voglio aumentare di follower, no, assolutamente, non me ne va a fregare di meno, è perché lì posso avere un contatto più veloce con voi, cioè io metto una storia, voi la potete vedere subito se siete online. Invece su YouTube dovete aspettare quella volta a settimana in cui mi vedete e mi dovete chiedere le cose. E in più io su Instagram vi faccio i sondaggi di magari di idee di video che ho, vi chiedo di cosa dovrei parlare, come ho fatto con questo video, eccetera, eccetera. E poi parlo con un po' di voi, ho proprio delle chat, delle conversazioni, parliamo. Quindi se mi volete scrivere, il mio Instagram è qui nella bio e ve lo farò apparire adesso, perché vi voglio sentire più vicine, voglio farmi conoscere di più, diciamo, visto che in una settimana non so quanti minuti ci sono, voi vedete tipo 10-15 minuti della mia vita, quindi mi voglio far conoscere di più. Magari se vi può interessare vi lascio un sondaggio qui, se volete dei vlog, magari una giornata insieme a me, eccetera, eccetera. Ah, comunque, ritornando al discorso di prima, adesso creo un'ombra qui con questa palette qui, che vi lascio qui sotto se la trovo. E stavo dicendo, visto che quella ragazza di prima mi ha chiesto di parlare di cibo, di allenamento, eccetera, eccetera, volete un what I eat in a day o in a week? Cioè, volete sapere cosa mangio io in una settimana, in un giorno? Vi può interessare? Vi lascio il sondaggio qui sopra. Mi dispiace, mi dovete sentire con questa voce nasalissima. Beh, comunque mi sto preparando, non vi ho detto neanche per cosa. E dopo andrò a farmi le unghie, perché sono un po' in uno stato obbrobrioso. Sì, non mi piacciono. Ah, volete che parli dello studio? E come vi ho detto prima, vorrei, diciamo, eliminare un attimo questa parte della mia vita dal mio canale YouTube, perché maggio è un mese stressante per tutti. E quindi vorrei un attimo non pensarci. Però sì, ovviamente sto studiando abbastanza, perché ho verifiche, ho interrogazioni online, eccetera, eccetera. I miei voti stanno andando molto bene, proprio perché stando in quarantena, comunque dentro casa, non avendo tanti impegni, riesco a focalizzarmi di più sullo studio. E quindi sto migliorando i miei voti in tutte le materie, sì, possiamo dire in tutte le materie. Anche materie che prima a scuola non capivo minimamente e non so come. Comunque sto già registrando da 11 minuti e non so cosa taglierò. Adesso metterò l'eyeliner, e questo eyeliner è buonissimo, e è questo qui di Clinique, e è buono perché è proprio appuntito, cioè si possono fare cose molto precise. E adesso non parlerò mentre me lo metto, perché sennò faccio un casino. Oddio, sembra brutto da là, però qua è carino. Adesso metterò il mascara, ed è nuovo, ed è questo qui.
Vedete? Sì. Spero di sì. Adesso metto il fissante di MAC, Fix Matte per le pelli oleose. A volte ho paura che questo coso rovini solo il trucco. Lo sapete? Però non credo, eh.